Fratelli e sorelle carissime, voglio presentarvi l'immagine della Madonna di Guadalupe nel Messico. E la storia è questa. Il 9 dicembre 1531 un certo Diego di Guadalupe si reca sulla collina per pregare. Gli appare la Madonna e gli dice: "Vai dal vescovo e digli che mi costruisca una chiesa qui." Juan Diego di corsa andò dal vescovo che lo ricevette, ma il vescovo non credette, dicendo: "Forse è una tua allucinazione." E Juan Diego ritornò sulla collina, vide la Madonna e che dicevo: "Il vescovo non crede, vuole un segno." E la Vergine Santissima: "Avrete un segno quando un'altra volta tu salirai qui sulla collina." Finalmente, in un'apparizione sulla collina, ecco la Madonna disse a Juan Diego: "Guarda qui sul prato, raccogli i fiori e portali dal vescovo." Juan Diego colse quelle rose straordinarie, profumatissime, belle, bianche, che era fuori stagione e provenivano solo dalla Spagna. Chi le aveva portate? Quando Juan Diego arrivò dal vescovo, il quale non voleva riceverlo, ma gli inservienti dissero: "Forse ha portato un segno, delle rose profumate bianche." E il vescovo incontrò Juan Diego e gli dice: "Qual è il segno?" Juan Diego aprì la tilma, il mantello, e uscirono fuori tanti bei fiori. E il vescovo credette: "Non solo i fiori, ma il mantello rimase impresso dall'immagine della Madonna di Guadalupe." Il mantello della Madonna è del tipo chiamato tilma. Si tratta di due tele di agiate, fibra d'agave, fibra di vegetale. L'immagine di Maria è di grandezza lievemente inferiore al naturale, alta 1,43 cm. Le sue fattezze sono quelle di una giovane meticcia. La carnagione è scura. Maria è circondata dai raggi del sole e ha la luna sotto i piedi. Porta sull'addome un nastro di colore viola annodato sul davanti, che tra gli azechi indicava lo stato di gravidanza. Sotto la luna vi è un angelo dalle ali colorate di bianco, rosso e verde, sono i colori della bandiera del Messico. La Madonna aveva detto nell'apparizione: "Io voglio essere la madre vivente in mezzo al mio popolo, madre vivente in mezzo al mio popolo." Hanno esaminato il mantello, la cosiddetta tilma, che mantiene sempre una temperatura costante, la temperatura umana di 36 gradi e mezzo. Poi, da un apparecchio appoggiato sul nastro che Maria porta in vita, segno della gravidanza, questo nastro ha rivelato pulsazioni ritmiche, circa 115 batti al minuto, come il battito di un bambino. È una cosa prodigiosa, un bambino nel seno di Maria, sulla tela che batte continuamente, è veramente un prodigio. Ecco perché la Madonna ripeteva: "Voglio essere madre vivente in mezzo al mio popolo." Sono stati fatti tanti studi sul mantello, sulla tilma. Si è da secoli che si conserva. Come vegetale dovrebbe già essere sparito, corrotto, e invece si mantiene intatto. Tanti esami moderni rivelano che quella immagine non è stata dipinta, è come l'immagine della Sacra Sintonia, impressa da mano invisibile, da mano non umana. Ecco perché la Madonna ripete: "Voglio essere la madre vivente in mezzo al mio popolo." Poi il mantello o tilma ha impresso una costellazione. Quella notte che apparve al vescovo, ecco, si rivelano tutte le stelle. Hanno esaminato gli occhi e le pupille della Madonna con le scienze moderne e ultra e hanno rilevato che nelle pupille della Madonna vi sono 13 personaggi. Tanti erano quella notte quando il vescovo fece aprire la tilma. 13, il vescovo, Juan Diego di Guadalupe e altri inservienti e personaggi di quella sera. Veramente è da scoprire la meraviglia della Madre di Dio,
voglio essere la madre vivente in mezzo al mio popolo. Anche oggi è così. Noi quando la preghiamo, non preghiamo una persona muta, un drappo, una statua. Noi preghiamo la persona viva, con l'anima, col corpo, con la divinità, è veramente madre vivente in mezzo al popolo. Grazie, Signore, che anche attraverso le apparizioni ci consoli, che la madre di Gesù è sempre presente. Voglio essere la madre vivente in mezzo al mio popolo.